Ormai risaputa che a uno scapolo, in possesso di un vistoso patrimonio, manchi soltanto una moglie. È forse uno degli incipit più famosi della letteratura internazionale. In poche parole, era chiuso eh, il, il tema al centro del, del libro: il ritratto di una società, quella inglese della prima metà dell'Ottocento, e l'ironia che caratterizza lo stile dell'autore, o meglio ancora, dell'autrice, Jane Austen. Il romanzo in questione, sava Sandir, è eh, Orgoglio e Pregiudizio, capolavoro del. 1813. E proprio l'orgoglio e il pregiudizio di genere sono i temi al centro di questa nuova puntata della Biblioteca di Monaldo. Ancora una volta partiamo dalle pagine di un grande classico della letteratura per provare ad interpretare meglio il presente che ci circonda. E oggi lo facciamo grazie alla nostra ospite, eh, Francesca Bianchi, presidente del corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione presso il Dipartimento Aretino dell'Università di Siena. Benvenuta. Grazie. Il romanzo eh, è ambientato in una cittadina della provincia inglese eh, di fine Settecento, e ha per protagonista la famiglia Bennet, costituita da madre, padre e cinque figlie, tutte nubili. Le avventure dei personaggi muovono dal desiderio della eh, signora Bennet di vedere le figlie maritate eh, a qualche ricco scapolo, eh, nel tentativo quindi di garantire a loro un, un futuro degno e magari anche di riuscire ad elevare eh, lo status sociale della propria eh, famiglia. La vera protagonista, tuttavia, è una delle cinque ragazze eh, Bennett, Elizabeth, intelligente e testarda, senza volere riuscirà a far innamorare di sé il ricco e altezzoso Fitzwilliam Darcy, facendo emergere il suo lato più emotivo. Da una parte dunque l'orgoglio, dall'altra il pregiudizio. I due tuttavia nel corso della storia riusciranno a superare eh, i rispettivi preconcetti e i limiti eh, per riuscire a vedersi in un modo eh, diverso, più reale. Ma i pregiudizi a cui si riferisce la Austen sono anche quelli di Ceto che Emergono dallo scontro fra le diverse classi sociali e soprattutto di genere, ben rappresentate da una società patriarcale in cui il matrimonio rappresenta per una donna la massima realizzazione. Da allora sono passati due secoli, di strada ne è stata fatta tanta, le donne hanno trovato nuovi modi per realizzare se stesse, o forse no. <ride> È una bella domanda eh, che ci porta subito ad entrare nel vivo, insomma, nel cuore del problema. Eh, perché? Perché effettivamente le donne nei paesi occidentali sono oggi sicuramente più presenti, sono uscite dalla sfera privata nella quale erano state relegate per moltissimi secoli e quindi diciamo che da un punto di vista di prima visione potremmo dire che effettivamente è stato fatto molto progresso. Le donne lavorano, le donne quindi sono presenti in società ma ci sono ovviamente tutta una serie di elementi che, su cui dobbiamo assolutamente discutere, nel senso che la partecipazione femminile nel mondo del lavoro non è ancora paritaria e in più ci sono ancora molti condizionamenti di ordine culturale che fanno in un certo senso parlare di un tentativo di eh, movimento verso la parità. Torniamo un attimo al, al romanzo. Benché il matrimonio sia l'obiettivo di quasi tutti i personaggi eh, di Orgoglio e Pregiudizio, quello della Osten in realtà è un'ironica critica della società eh, di allora. Lei per prima sceglie di non sposarsi per seguire la sua passione, quella della scrittura. Lea Melandri, fondatrice della libera università delle donne, rileva nel romanzo una coscienza anticipatrice che modella il maschile e il femminile. È d'accordo? Eh sì, sono abbastanza d'accordo perché effettivamente le donne che probabilmente anche nella storia hanno cercato di rivendicare e non lasciare no, la, la possibilità di entrare appunto nel, nel lavoro e quindi poter in un certo senso affermarsi e realizzarsi hanno dovuto in qualche modo fare delle scelte anche piuttosto forti, che sicuramente dal punto di vista della società non erano minimamente accettate. Teniamo conto che ancora oggi per molte donne il matrimonio rappresenta uno strumento di mobilità sociale, quindi di migliorare anche la propria appartenenza di classe o di ceto, quindi direi proprio di sì. L'avanguardismo della Austen si ritrova proprio nella, nella protagonista, in Elizabeth, che non è interessata alla scalata sociale, per l'appunto, alla, cor, alla corsa alle nozze vantaggiose. La scrittrice Dacia Maraini definisce la protagonista «spiritosa e intelligente, stratega dei suoi sentimenti. Darsi è lui in relazione di lei». Non si rischia, traslando questa affermazione, affermazione ovviamente alla realtà dei nostri giorni, di fomentare una sorta di inutile guerra tra, tra sessi in cui per forza uno dei due debba prevalere sull'altro? Allora, il rischio sicuramente c'è, però, eh, e con questo mi ricollego anche alla sua affermazione precedente, eh, diciamo che oggi per fortuna i modelli di identità femminili sono modelli un po' più complessi. Anche nel caso dell'identità maschile avviene la stessa cosa, eh, per citare un noto, anzi, una nota sociologa eh, australiana eh, Connell, eh, insomma, lei parlerebbe di femminilità in qualche modo resistenti, parlando appunto di. deep Identità femminili, identità di donne che sostanzialmente non ci stanno ecco, a eh, vivere in una situazione di secondo piano, oscurate da quello che potrebbe essere appunto un partner, un coniuge, un compagno. Ecco, eh, oggi forse l'equazione fra realizzazione eh, personale e matrimonio per le donne, almeno eh, nel mondo occidentale, è molto meno stringente di prima, dicevamo. Sempre più donne hanno un lavoro, hanno anche un'ottima carriera. Eppure. In Italia l'occupazione femminile è fra le più basse eh, d'Europa, seguita solo eh, da Malta. A dirlo è proprio l'Ocse che mette in evidenza altri dati molto interessanti. Vediamolo insieme. Una perdita di prodotto interno lordo pari al 15% secondo il Fondo Monetario Internazionale. Tanto costa alle casse italiane la mancanza di occupazione femminile. Nel bel paese infatti una donna su due non lavora e il 30% lascia il posto dopo la nascita di un figlio. A dirlo è l'ultimo rapporto dell'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che traccia un quadro ben triste della situazione dell'Italia, in fondo alla classifica europea sull'occupazione femminile. Secondo gli ultimi dati a Eurostat il tasso di inattività delle donne è di 20 punti superiore a quello degli uomini, 46% contro 26% un gender gap che solo a Malta è maggiore, arrivando a quota 27 punti. Eppure sono le donne a dare i migliori risultati nella formazione accademica, si laureano di più prima e con voti migliori. Ma una volta entrate nel mondo del lavoro guadagnano mediamente 200 euro al mese in meno dei colleghi, sempre meglio delle tante, oltre il 34%, nella fascia tra i 25 e i 54 anni che non riescono a trovare neanche un impiego. A volte rinunciano a cercarlo perché paradossalmente un posto di lavoro rappresenta una perdita per il bilancio familiare. È il caso in cui la retta dell'asilo supera una busta paga particolarmente magra e la madre sceglie di restare a casa per accudire i figli. Così la maternità diventa un ulteriore ostacolo ad una realizzazione professionale già minacciata dal lavoro familiare che per l'80% è a carico delle donne. Intanto, il gender gap è in crescita: su 144 paesi analizzati, l'Italia è al cinquantesimo posto in classifica, perdendo nove posizioni rispetto al 2015. Continuano a calare anche i salari e la possibilità per le donne di accedere a ruoli manageriali e tecnici. A farne le spese è l'intero paese. La disparità dunque, sia tra il, i corridoi dell'università che poi, soprattutto, tra quelli dell'azienda, resta, eh, restano evidenti. Perché questo gap culturale e sociale, così evidente in Italia? Allora, come diceva appunto prima, molto opportunamente eh, le donne oggi sono più presenti nell'ambito lavorativo, nell'ambito professionale. C'è stato sicuramente per pensare solo al nostro paese, l'Italia, dagli anni Ottanta in poi una sorta di femminilizzazione del mercato del lavoro. Quindi le donne a livello diciamo di grandi numeri sono entrate nel mercato del lavoro, hanno iniziato a lavorare. Ma ci sono appunto tutta una serie di vincoli, di problemi, di limiti, ovvero le donne sono presenti se noi. Qualsiasi settore produttivo e lavorativo soprattutto nei piani più bassi di quella che può essere considerata un'organizzazione eh, lavorativa. Eh, è molto mh, frequente trovare appunto donne impiegate, donne che in qualche modo sono segretarie, nell'ambito per esempio dell'università, donne eh, ricercatrici, ma poi quando andiamo, saliamo lungo quella che è la scala piramidale di un'organizzazione troviamo naturalmente molte molti più uomini rispetto appunto alle donne. Quindi c'è un problema legato alla costruzione di un percorso professionale, io parlerei proprio di carriera che ancora oggi rappresenta davvero un costrutto sociale più maschile che, ehm, che femminile. Si rimane cioè nei livelli più bassi, si è presenti, si lavora, ma magari si lavora per poche ore, perché? Perché esiste quella famosa sfera privata di cui le donne non riescono in un certo senso a liberarsi. Quindi sfera privata vuol dire lavoro familiare nella duplice componente di lavoro domestico e lavoro di cura, che ancora oggi è una funzione lasciata alla componente femminile della popolazione. Chi riesce poi a calibrare queste due sfere, quella pubblica lavorativa e quella eh, privata e domestica, eh, si trova spesso di fronte alla domanda: come fai a tenere insieme i pezzi? E, mh, è stato chiesto in una recente intervista per il settimanale Io Donna, anche niente meno che a eh, Nicola Mendelson, eh, 45enne vicepresidente di Facebook per l'area del Mediterraneo e madre di quattro figli. Bisogna sapersi organizzare e fare figli con il padre giusto, risponde, ma aggiunge anche mio marito ha quattro figli figli, Eppure a lui questa domanda non viene fatta. Esatto, e in effetti c'è proprio una componente di variabili soggettive, eh, sociologicamente lo diremmo così, insieme a variabili di ordine strutturali. Ovvero si è sempre fatto così, quindi la tradizione storica, la tradizione culturale chiede alle donne di occuparsi della sfera privata, ripeto, del lavoro familiare, mentre è automatico, è dato per scontato che l'uomo in qualche modo si occupi della sfera pubblica e quindi sia presente, visibile, riconoscibile nell'ambito lavorativo e professionale. Devo dire che un po' tutto il Novecento, eh, il vecchio secolo, è stato un secolo che si è retto proprio sulla classica divisione del lavoro familiare tra il male breadwinner che appunto usciva di casa e procacciava le risorse e la donna che non solo era incaricata di badare alla famiglia, ma era incaricata anche dell'affettività che doveva passare in un certo senso attraverso il suo grande ruolo appunto eh, affettivo. Quindi da una parte ci sono eh, dei condizionamenti, delle variabili di ordine sociale e anche culturale che chiedono questo. In più però ci sono componenti di ordine soggettivo eh, che sono però interiorizzate dalle stesse donne. Sembra quasi che le donne debbano in un certo senso avvicinarsi al lavoro tra mille incertezze, mille titubanze. Ecco, e se decidono di investire nella formazione e poi ovviamente in una traduzione della formazione nella realizzazione professionale, il problema famiglia è un qualche cosa che comunque... Spetta allora. Quindi è il famoso doppio lavoro di cui parlava Laura Balbo negli anni Ottanta, ecco una sorta di carico che ancora oggi eh, appunto ricade sulla donna, anche perché qui, di nuovo una componente forse italiana interessante. I dati ci dicono che il lavoro familiare è un lavoro che in Italia i maschi non svolgono. Se noi guardiamo appunto i bilanci tempo nelle famiglie, vediamo appunto che gli uomini non eh, contribuiscono all'aiuto nei confronti del lavoro familiare ma anche nei confronti del lavoro di cura. Ma spesso è un po' come se eh, le donne avessero paura e qui ritorniamo un po' alla responsabilità soggettiva di cui parlava lei a pretendere eh, quello che gli spetta la stessa super manager di cui abbiamo parlato prima ehm, racconta che eh, quando ha chiesto al suo capo il permesso di maternità eh, perché in attesa del quarto figlio lui le ha risposto quante altre volte dobbiamo avere questa conversazione ho avuto paura di insistere ammette la Mendelssohn anche se mi spettava di diritto, ho sbagliato. Per non cadere nella facile retorica femminile in cui le donne possono fare tutto, in realtà sono gli uomini a bloccarci, che responsabilità hanno dunque le donne anche nel modo in cui la società percepisce il loro ruolo? Quante volte magari la forma mentis o la paura, come in questo caso, come sottolinea la Mendelssohn, eh, le porta ad esitare nel pretendere dei diritti che sono acquisiti? Eh, le porta ad esitare moltissimo e devo, devo dire che c'è anche una forte, questo lo si vede anche facendo ricerca, che ci sono continuamente ricerche, rinunce nella vita quotidiana da parte femminile e quindi la rinuncia può essere anche quella di dire eh, mi accontento del primo lavoro che trovo perché comunque ho un reddito che entra appunto nel bilancio familiare. Ma non penso minimamente a costruire una carriera perché costruire la carriera presuppone sicuramente lavorare a tempo pieno il che non vuol dire che eh, in Italia noi abbiamo una grande possibilità di lavori part time ma lavorare a tempo pieno vuol dire anche restare per esempio nei luoghi di lavoro ben più rispetto all'orario eh, e quindi vuol dire fare straordinari, vuol dire esserci sempre perché se sei in un ambiente lavorativo non perdi in un certo senso anche quella che può essere no? l'occasione, l'opportunità, l'informazione stessa sotto forma di capitale sociale e quindi ecco mh, si riconduce a quello che dicevo prima, noi abbiamo costruito um, un modello che probabilmente è un modello anche occidentale, non esclusivamente italiano, in cui ecco, i paradigmi erano proprio un paradigmi più di opportunità e disponibilità per la figura maschile e la figura femminile. Quindi è come se noi davvero nel 2016 dovessimo ancora fare tantissima strada, non tanto per dare delle opportunità che in qualche modo ci sono, ma per cambiare i modelli direi eh, di tipo culturale, sociale e psicologico. Molte donne dunque rinunciano ad essere, diciamo così, donne di successo. C'è un passaggio nel romanzo della Ossen che mette a fuoco quali fossero, ricordiamo, eh, prima metà dell'Ottocento, le caratteristiche di una donna, non diciamo di successo, ma colta per gli standard dell'epoca. Una donna deve possedere una conoscenza profonda della musica, del canto, del disegno e della danza, conoscere le lingue moderne e oltre a questo deve avere nel suo aspetto e nel suo modo di muoversi, nella sua voce, nella maniera di parlare, qualcosa che la distingua veramente, sostiene l'altezzosa Miss Bingley. Non solo continua a darsi, ma deve aggiungere a tutto questo qualcosa di ancora più importante, saper coltivare la sua mente nelle profonde letture. All'elenco replica Elizabeth, sostenendo di non aver mai incontrato una donna simile. Mai ho visto tanta cultura, gusto, applicazione ed eleganza come quelle da voi descritte, riunite in una persona sola. Standard piuttosto alti per l'epoca, considerato anche che, come dicevamo, la sfera in cui la donna era racchiusa era la sfera privata e non era assolutamente destinata al lavoro. Parliamo ovviamente di un ceto medio-alto. Quali sono oggi gli standard che una donna deve soddisfare, diciamo così, in una società che eh, ruota intorno alla produttività eh, per essere considerata all'altezza, per essere considerata, diciamo, di successo? Beh, eh, diciamo che alle donne ancora oggi viene chiesto appunto molto, in termini sicuramente di, eh, real, di diciamo, ehm, esercitazione e rappresentazione del ruolo eh, femminile, il che vuol dire appunto eh, sì, senza dubbio poter lavorare, ma ehm, senza mai dimenticare quelli che sono i carichi eh, familiari e quindi appunto essere la responsabile prima, direi. Di quello che è poi il funzionamento no, del nucleo familiare, quindi della, anche della riproduzione della vita quotidiana eh, giorno per giorno. Eh, essere colei che in qualche modo è anche responsabile dell'educazione dei figli, eh, della trasformazione anche di quelli che sono i beni familiari e in servizi che vengono prodotti all'interno della famiglia per tutti i componenti della famiglia. Teniamo presente che quando parliamo di lavoro di cura non è che ci ehm, riferiamo. Soltanto all'educazione, all'accudimento dei bambini, ma spesso questo ha a che fare anche con l'accudimento degli anziani, di persone che possono appunto essere eh, i nonni o persone magari in condizioni di vulnerabilità o di eh, anzianità e disabilità. Quindi alle donne viene chiesto oggi ancora molto. E allo stesso tempo nella sfera del, del lavoro, quindi nella sfera professionale, verrebbe chiesto eh, moltissimo, che è un qualche cosa anche in termini di impegno a cui le donne potrebbero anche volere e potere rispondere se solo non avessero no, tutto questo carico. Eh, carico, che è sicuramente molto ingente. La politica è forse un agone in cui la disparità di genere si fa eh, più evidente. Per questo sono nati provvedimenti, diciamo così, come le cosiddette quote rosa, che tuttavia rischiano, a mio parere, di essere eh, degli strumenti per, eh, per rispettare il politicamente corretto, magari anche a discapito della meritocrazia. È quanto sostiene eh, Annalisa Chirico sul giornale, in un articolo intitolato Non a caso le quote rosa si sono autoeliminate. Eh, All'indomani del risultato del referendum sulla riforma costituzionale e della crisi del governo Renzi eh, ricorda alcune riforme contestate o fallimentari delle eh, ministre del, del governo Renzi e, ad esempio, le criticatissime campagne di comunicazione della Lorenzino, le riforme eh, della Giannini e della Madia. La verità, scrive la Chirico, è che catapultate dagli uomini in posizioni di potere secondo una logica di quote e non per meriti personali, le donne ministro non hanno dato un. Esaltante prova di sé. Ora, al di là ovviamente del merito della questione, cosa ne pensa di questa idea che nella politica... Eh, venga riservato un posto alle donne perché si deve, fondamentalmente? Allora, da un punto di vista eh, oggettivo, eh, se si dovesse mh, in qualche modo valutare questo strumento, al di là della contestualizzazione dello strumento stesso, eh, direi di essere assolutamente contraria. Perché è indubbio che eh, no, la, la andare avanti, essere presenti in società, lo si deve fare eh, prima di tutto per merito e non certo per altre, eh, in qualche modo, così, eh, possibilità. Eh, è vero però che in un paese come il nostro, che è fortemente arretrato culturalmente, ehm, ora non è soltanto l'Italia, diciamo che è l'Italia in compagnia soprattutto di paesi afferenti all'area mediterranea rispetto ad un'Europa continentale o ai paesi scandinavi dove sul genere naturalmente sono molto più avanti di noi. Quindi ecco, venendo a questi paesi dell'area mediterranea eh, io sarei abbastanza favorevole alle quota rosa. Non credo che le critiche della giornalista riferite appunto ai comportamenti sicuramente molto criticabili di alcune eh, ministre del governo, dell'ex governo Renzi eh, siano da imputare alle quote rosa. Eh, le quota rosa funzionano ma sono uno strumento e non possono funzionare da sole. Allora la presenza di forme di facilità per l'ingresso delle donne in politica può in qualche modo eh, servire, ma non può essere l'unico strumento. Se noi non lavoriamo per arrivare ad un'effettiva parità di genere, il che vuol dire però entrare nelle diverse sfere sociali, non faremo minimamente strada. E quindi è come se l'Italia avesse voluto applicare eh, appunto questo principio, questo strumento, come anche le pari opportunità slegate rispetto poi a delle pratiche e anche politiche incisive nella nostra vita quotidiana di uomini e di donne. Spostiamoci in una società completamente diversa dalla nostra, oltre oceano, vogliamo negli Stati Uniti. Hillary Clinton ha perso le elezioni nonostante fosse favoritissima, dando la vittoria a Donald Trump, che tra l'altro. Ha fondato la sua campagna non solo, ma anche su eh, tematiche in parte, eh, diciamo, dichiarazioni sessiste o comunque misogine. Eppure, Hillary Clinton ha perso e ha perso soprattutto tra i giovani e tra le donne. Perché a suo parere? Io credo che ehm, la, diciamo, il fallimento e quindi la, 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 la vittoria di Trump si debba eh, non tanto al fatto che il concorrente di Trump fosse una donna, non credo che ci sia stato un voler scegliere l'uomo. Credo che Hillary Clinton abbia pagato intanto per l'essere forse percepita come una professionista, tra virgolette, della politica, quindi una persona che in qualche modo faceva parte. Parte del eh, no, della vecchia equip e anche un po' sostanzialmente implicata in tutta una serie di operazioni poco chiare. E, e non si è presentata come la donna nuova, il volto nuovo della, eh, della politica. Quindi credo che abbia soprattutto pagato in termini di personalità troppo sostanzialmente ehm, sì, compromessa con tutta una serie di provvedimenti e anche di interventi nella politica estera. Questi sono anche i tempi in cui eh, diciamo, l'uomo nuovo, il non professionista della politica viene spesso percepito come il salvatore. Insomma, abbiamo casi anche in Italia abbiamo avuto e abbi avremmo forse oggi ancora casi di questo tipo. Ci sono sia Hillary Clinton che Michelle Obama fra i 100 ritratti delle grandi donne del passato e del presente che sono state raccolte in un curioso libro di fiabe per bambine. Si chiama Storia della buonanotte per ragazze ribelli ed è stato eh, scritto da due italiane trasferite in California, Elena Favilli e Francesca eh, Cavallo, per aiutare eh, le ragazze fin da, eh, fin da piccole a comprendere il proprio valore e eh, a credere nelle proprie capacità e a credere di poter arrivare dove vogliono. Eh, tra i ritratti ne cito alcuni, Frida Kahlo, eh, Malala Yousafzai, Michelle Obama, come dicevamo, Serena Williams, quindi anche grandi eh, sportive. Il volume è diventato un caso editoriale ancora prima di eh, passare alle stampe perché è nato da una campagna di raccolta fondi online che ha raggiunto risultati eh, record. Segno anche questo successo? Forse che qualcosa sta cambiando nell'opinione pubblica? Sì, eh, sta cambiando grazie, devo dire, anche a degli opinion leader e a studiosi, a ricercatrici, appunto anche a quelle che possono essere le professioni che hanno una responsabilità in quanto professioni eh, coinvolte nei media e quindi nella, nella comunicazione stessa. Ehm, sta cambiando perché? Perché appunto ci si è resi conto, credo, del fatto che bisogna eh, cercare di eh, mettere appunto tutta una serie di strumenti eh, che possano anche incidere il modo più anticipato possibile eh, per lavorare su questa parità di genere, che è fatta appunto di tante componenti, di tanti aspetti. Lo dicevamo prima, le quote rosa possono essere uno degli strumenti che ti permette in qualche modo di fare accedere più donne in politica, visto che le, la presenza femminile nella politica è effettivamente molto bassa in Italia, ma non può essere l'unico strumento. E allora si è capito, si sta capendo che eh, bisogna effettivamente realizzare Grazie. Delle eh, anticipazioni eh, nell'ambito, per esempio, della famiglia stessa, nell'ambito educativo, eh, nell'ambito della formazione a tutto tondo per cercare di fare che cosa? Di promuovere proprio delle, diciamo, dei diversi modelli culturali di comportamento. E mh, se noi non, non incidiamo, se noi non andiamo a lavorare appunto in modo sempre più anticipato verso quella che è appunto la possibile costruzione di identità di genere più eh, in qualche modo capaci anche di eh, parlarsi e di condividere sostanzialmente quelli che sono i carichi di eh, lavoro e non andremo eh, da nessuna parte. Quindi ecco si è capito che sicuramente eh, il ruolo dell'educazione in questo è un ruolo assolutamente importante, sia quello giocato in famiglia che giocato fuori dall'ambito familiare. Ecco. Voi al Dipartimento Aretino dell'Università di Siena in questo, eh, su questi temi state eh, lavorando, quali strumenti mettere in atto per riuscire ad arrivare a questi obiettivi? Ci siamo resi conto che ehm, abbiamo intanto un Dipartimento che è composto per la maggior parte dei casi da una grande eh, presenza di donne, eh, la popolazione studentesca nella maggior parte dei casi è appunto formata da eh, studentesse e non da studenti e eh, le studentesse hanno una uh, identità, diciamo, un'immagine, un un'autorepresentazione di sé che effettivamente è molto debole è appunto molto rinunciataria è il vorrei ma non posso mi piacerebbe ma io non credo di farcela eh, potrei aspirare a ma la famiglia mi dice che è meglio di no in quanto sono una giovane donna sono una studentessa mentre a mio fratello viene permesso tutt'altro allora che cosa abbiamo cercato di fare abbiamo cercato di organizzare tutta una serie di progetti in termini di orientamento, in termini anche di progetti di ricerca e intervento, per cercare proprio di emancipare il più possibile le donne, le ragazze. E naturalmente abbiamo iniziato nel 2013, a, eh, in ogni anno accademico, a realizzare dei progetti più o meno incisivi, più o meno eh, lunghi come periodi di tempo e dopo tre anni devo dire che si comincia a vedere qualche frutto. Eh, perché le ragazze effettivamente cominciano a eh, capire che eh, non ci sono limiti rispetto alle aspirazioni che loro stesse possono coltivare e che pur abitando in una città in qualche modo una media provincia, eh, anche l'orizzonte di realizzazione, sia in termini di formazione che di professione, non è detto che debba rimanere per esempio quello di Arezzo. Faccio un esempio, noi abbiamo come università la possibilità di mandare tanti studenti all'estero per appunto fare dei periodi di mobilità e quindi passare dei mesi per studiare all'estero. Abbiamo tutta una serie di borse Erasmus che non vengono assegnate perché? Perché tradizionalmente le studentesse da sole non si muovono, hanno paura, non vogliono andare all'estero eh, oppure anche quando vorrebbero andare, però sono in qualche modo culturalmente non abituate a farlo. Allora abbiamo cercato proprio di lavorare in una logica di di eh, cambiamento, di trasformazione di quelle che sono le proprie percezioni auto e autorappresentazioni e anche per cercare proprio di invitarle no, a costruire quello che è una carriera la carriera non è un qualche cosa a cui possono ambire esclusivamente eh, i maschi che fra l'altro come prima lei diceva si formano anche meno quindi studiano meno e sono meno ambiziosi delle donne ma la carriera deve far parte a tutti gli effetti del loro orizzonte, quindi della loro possibilità appunto di realizzarsi professionalmente a 360 gradi. E con questo invito dunque alle giovani donne ad essere, diciamo, più coraggiose, eh, ringrazio la professoressa Bianchi per essere stata con noi. Grazie a voi, e a voi l'appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.